Lago di Lugano. Nel Cinquecento è un baliaggio, cioè un territorio sottoposto al dominio di 12 cantoni della Confederazione, oggi elvetica, tolto senza gran fatica all'ormai indebolito e conteso tra Francia e Spagna, Ducato di Milano. Chi nasce qui in questo periodo non è svizzero, come non erano inglesi gli indiani che nascevano a Calcutta agli inizi del Novecento, non è italiano, come non era statunitense l'Apache Geronimo. Limitiamoci a dire che erano ticinesi, maestri nell'arte della costruzione, architetti, scultori, stuccatori o semplici scalpellini. Di Melide sono i fratelli Domenico, Giovanni e Marsilio Fontana e Matteo Castelli. Di Porlezza, Giacomo, Guglielmo, Giovan Battista della Porta. Di Valsolda, Giovanni Antonio Paracca. Di Capolago, Carlo Maderno, nipote dei Fontana. A Bissone nasce Francesco Castelli, detto il Borromino, a sua volta parente acquisito del Maderno. Insomma, orde di lombardo ticinesi si riversano a Roma, dove vengono accolti, contribuendo con le loro opere a dare un nuovo volto alla città. Molti di questi signori avranno un notevole peso nella ricostruzione della chiesa di Santa Susanna. Maderno, architetto di fiducia di Clemente VIII, ha l'onore e l'onere assai gravoso di completare la facciata di San Pietro, la cui ideazione ha visto intervenire personaggi come il Bramante, Raffaello, Michelangelo, oltre ai papi committenti che, dovendo sganciare denari, ci mettevano del loro. Ce la mette tutta, ma alla fine il risultato gli porterà critiche non ancora sopite. Fermiamoci invece sulla facciata di Santa Susanna, che oggi è in fase di restauro, per cui prenderemo in prestito un'immagine da Wikipedia. Qui Maderno realizza il suo capolavoro nel 1603. Maderno è forse colui che riesce a sintetizzare meglio di altri i fermenti artistici dell'ultimo ventennio del Cinquecento, a dare unitarietà alle varie soluzioni proposte, ma soprattutto con le sue scelte e la sua personalità a gettare le premesse del barocco, pur restando l'ultimo grande architetto legato al Cinquecento. La facciata è divisa da due ordini separati da una robusta trabeazione: quello inferiore, cinque campate divise da paraste e da colonne in stile corinzio, che con un gioco prospettico avanzano dall'esterno al centro verso il terreno antistante, fino a una leggera scalinata che diventa elemento comune tra interno ed esterno. La parte superiore. Le leggere volute laterali sembrano sollevarla, slanciandola verso il cielo, che si insinua tra la balconata dell'ultimo timpano, inutile come elemento strutturale, ma fondamentale come elemento artistico. Gli otto timpani triangolari, ad arco e ad arco spezzato, non sono mai contigui, ma sempre alternati. Nelle quattro nicchie, San Caio Papa, lo riconoscete dalla tiara, e San Gabbino, l'unico che volge lo sguardo all'esterno, sotto Santa Susanna e Santa Felicita. Che hanno in comune tra loro? Gabbino è fratello di Caio e padre di Susanna, sono di origine dalmata e parenti di Diocleziano, che narra la tradizione, infuriato per il rifiuto opposto al matrimonio tra Susanna e il figlio adottivo, la fece decapitare. Stessa sorte riservata ai due, anche se sappiamo che Caio morì nel 296, mentre le persecuzioni cristiane iniziarono nel 303. Il quarto personaggio, Felicita, venerata come protettrice delle donne romane, fu invece decapitata nelle persecuzioni di Antonino Pio, 160 circa. Ovviamente, siete autorizzati a dubitare sulla veridicità di questi fatti, lo fanno anche ambienti cattolici. Al centro del timpano triangolare, il volto di Susanna decollata. Le statue maschili sono attribuite al Paracca, detto il Falsoldo, le femminili a Stefano Maderno, forse parente di Carlo, di incerta origine di nascita, Capolago Palestrina. Più in alto, lo stemma del cardinale Rusticucci, da Cartoceto, marchigiano, che finanzia l'opera di ricostruzione. Girolamo Rusticucci è un uomo che gode di grande rispetto,
interpreta rigorosamente lo spirito della Controriforma, è nominato vicario generale di Roma da Sisto V e morirà proprio nel 1603, giusto in tempo per farsi seppellire nella sua chiesa. Parlavamo di ricostruzione. Infatti, secondo la tradizione, lì c'era una delle più antiche domus ecclesiae, casa dell'assemblea, edifici privati dove prima di Costantino si praticavano i riti cristiani, forse le case di Caio e Gabino, dove Susanna sarebbe stata uccisa. Era conosciuta con la denominazione Ad Duas Domus. Nel 499 Papa Simmaco tenne un sinodo romano, dove dall'elenco dei presbiteri invitati si deducono i titoli, cioè le chiese, e tra queste c'è il titulus Gai, mentre in quello del 595, indetto da Papa Gregorio Magno, appare il titulus Sancte Susanne. Detto per inciso, il titulus è l'antenato del citofono, ovvero la targa marmorea vicino alla porta dove era scritto il nome di chi vi abitava. Entriamo. La chiesa, più volte ristrutturata, fu probabilmente ridotta da 3 a una sola navata da Sisto IV, fine anni 70 del 400, mentre altre fonti dicono dal Materno stesso. Se alziamo la testa, possiamo ammirare il soffitto in legno, uno dei più belli delle chiese romane. Ai lati e sull'entrata un bel fumettone di 6 pannelli sulla Susanna biblica. Sulla povera Susanna si sono scatenate le fantasie di moltissimi pittori, trattandosi di una storia un po' piccantella. Alessandro Allori, Guido Reni, Artemisia Gentileschi, Rubens, Francesco Agès, Tintoretto, Lotto, Tiepolo, Guercino, Rembrandt, Delacroix, fino a Botero. Devo dirvi però che si tratta di un capitolo, il 13°, aggiunto al libro di Daniele, che è ritenuto apocrifo dai protestanti e deuterocanonico, cioè del secondo canone, dai cattolici. Brevemente la storia. Susanna, marito ricco, cristiana, di rara bellezza, fa girare la testa a 2 anziani bavosetti, tra l'altro pure giudici, che da buoni voyeur si nascondono per spiarla nel giardino di casa sua. Si sa, a Babilonia fa caldo e Susanna, ignara, si spoglia per fare il bagno. E qui i 2 vecchiacci escono fuori e la storia si ripete. Datti a noi, altrimenti ti accuseremo che un giovane era con te. La casta Susanna rifiuta il ricatto e preferisce affrontare la morte, pena per l'adulterio. Ma mentre i 2 la stanno condannando davanti al popolo, vengono sbugiardati dall'intervento del giovane Daniele, ispirato dal Signore, che vestiti i panni di Montalbano li fa cadere in contraddizione durante un breve interrogatorio, facendogli fare la fine che meritano. Susanna ringrazia. I pannelli sono opera del bolognese Baldassarre Croce, mentre i finti arazzi, dove sono inseriti gli affreschi, come le stuccature e le finte colonne, sono opera di Matteo Zoccolino da Cesena, padre teatino, che dà fondo alle sue conoscenze sulla prospettiva. Ai lati della navata si ergono 4 pilastri su cui poggiano le statue dei profeti maggiori, Isaia e Geremia, attribuite al Valsoldo, Ezechiele e Daniele, o del Valsoldo, forse di Flaminio Vacca. L'altare maggiore, rialzato e chiuso da una balaustra di marmo di Matteo Castelli, mostra le opere di Tommaso Laureti da Palermo, autore della pala centrale, nell'abside opere riguardanti la vita di Santa Susanna di Paris Nogari romano e Cesare Nebbia orvietano. Ai lati dell'abside opere del Valsoldo, San Pietro e Paolo, l'uno calvo con il libro e le chiavi, il secondo capelluto con il libro e la spada, secondo l'iconografia. Nell'antistante presbiterio, affreschi di Baldassarre Croce, martirio di San Gabinio e di Paris Nogari, forse, martirio di Santa Felicita e dei suoi presunti 7 figli. Le decorazioni sono sempre dello Zoccolino.
Nel transetto, la parte corta che incrocia la navata centrale, a sinistra la cappella dedicata a San Lorenzo, commissionata dalla sorella di Sisto V, Camilla Peretti, a Domenico Fontana da Meli, dell'autore della Fontana del Mosè, anche se altre fonti parlano del fratello Marsilio. La pala centrale è sempre del Nebbia, gli affreschi laterali di Giovan Battista Pozzo, lombardo. A sinistra San Genesio, di mestiere comico, che durante una farsa presente Diocleziano, che derideva la religione cristiana e i suoi misteri, mentre prende l'acqua battesimale, vede gli angeli che gli mostrano un grande libro dove sono scritti tutti i suoi peccati e bagnandoli con la stessa acqua battesimale scompaiono. Pertanto si converte, subisce il supplizio e comunque non rinnega la sua religione. San Genesio sarà il protettore degli attori. A destra il martirio di Sant'Eleuterio, papa, anzi il doppio martirio. Prima, come ci informa la scritta, spegne il fuoco sotto la graticola su cui era disteso, poi addomestica cavalli selvaggi a cui era stato legato per essere trascinato. Vi chiederete, ma se spegne il fuoco e addomestica i cavalli, il supplizio lo patisce o no? Me lo sono chiesto anch'io, ma non ho trovato di questi supplizi alcuna traccia. Cappella a destra, una volta detta del crocifisso, che non c'è più, è di scarso valore artistico. Vi troviamo un dipinto della Madonna delle Grazie, non vi so dire se antico o moderno, in quanto le fonti si contraddicono, e nelle pareti opere recenti, forse copie di originali, di San Bernardo, riconoscibile dal libro De Considerazione, trattato basato sull'ideale della povertà diretto al Papa Eugenio III, primo monaco cistercense a salire sul trono di Pietro, in basso la mitria vescovile da lui rifiutata, e San Benedetto, con il libro della regola, il corvo che sottrasse il pane avvelenato che il monaco Fiorenzo voleva rifilare a San Benedetto per liberarsi di lui e soprattutto della sua regola, forse troppo rigida. Perché i due santi? Perché a fianco della chiesa vi è un monastero delle monache cistercensi. Certo, immaginare Roma, a un passo dalla stazione, due monasteri di monaci e monache cistercensi, uno a San Bernardo, la chiesa di fronte, l'altro a Santa Susanna, abbatte un po' il mito dei silenziosi e freschi monasteri, anche se all'epoca, fine Cinquecento, la zona era praticamente deserta. A sinistra della navata si può visitare un piccolo ambiente dove c'è, ricostruito con circa 7.000 frammenti, un puzzle stupendo di tipo bizantino, ritrovato dentro un sarcofago del secondo secolo. Incerta è la datazione, si suppone fra fine 600 e fine 700, periodo coincidente con i rifacimenti di Papa Sergio I e Leone III. Un gruppo di frammenti a forma di timpano presenta tre figure. Ai lati i santi Giovanni Battista ed Evangelista, un anziano che indica l'agnello sul libro dei sette sigilli, l'altro giovane, due dita alzate a forma di V, il verbum, cioè la parola. Nel timpano due scritte, una riferita al Battista che dice «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo» e l'altra che riporta all'inizio del Vangelo di Giovanni. Piccola notazione, non so se il tardo latino o l'ignoranza di chi scrive, ma le due frasi presentano alcuni errori ortografici, soprattutto verbum anziché verbum, cioè scritto come si pronuncia. L'altro pannello raffigura la Vergine, ornata di corona, collana e orecchini di perle bianche acquamarina, che impugna un bastone, e nella sinistra, che ha l'indice puntato in basso, un fazzoletto bianco con uccelli dipinti. In braccio Gesù Fanciullo. A sinistra Sant'Agata, come si deduce dalla scritta verticale, alla destra una figura giovane, si suppone Santa Susanna. Infine la cripta, dove il cardinale si fa seppellire, da cui si accede dalla doppia scalinata davanti al presbiterio.
affrescata con balaustre e colonne in prospettiva, al centro angeli, mentre l'altare all'interno di un ciborio sorretto da quattro colonne con timpano spezzato dallo stemma di rusticucci presenta una pala cinquecentesca raffigurante San Gabinio tra le sante Susanna e Felicita, le cui reliquie sono lì sepolte. Il pavimento della chiesa, rovinato dall'umidità, fu rifatto con i marmi nel 1880 dal cardinal Bartolomeo d'Avanzo. Peccato. Una breve riflessione su quanto abbiamo visto. Intanto aleggia forte lo spirito della Controriforma, che qui raggiunge un'unitarietà nei temi dominanti, difesa della castità e difesa della fede, costi quel che costi. Il tutto illustrato minuziosamente, utilizzando ogni spazio possibile, in un'armoniosa coralità artistica, che però rischia tuttavia di suscitare quasi un senso di claustrofobia, mitigabile solo nel momento che si esaminano i singoli episodi o le singole opere. E forse non importa tanto, visto il carattere eminentemente didattico e morale delle rappresentazioni, chiedersi se i fatti siano veri o leggendari. Sconsigliata la visita a chi ha fretta, alle persone ansiose o impazienti, o chi va alla caccia del pezzo famoso. Consigliata a tutti gli altri. Ultima curiosità, dal 1922 è la Chiesa Nazionale degli Stati Uniti, vi officiano i padri paulisti, cardinali titolari tutti statunitensi dal 1937. L'ultimo, Bernard Francis Law, è il prelato accusato di aver coperto, quando era prima di dimettersi, arcivescovo metropolita di Boston, alcuni casi di pedofilia nelle sue diocesi, ma questo fortunatamente esula dall'arte di cui ci occupiamo. Un saluto da Vid Lab e alla prossima.